dire quello che canta Guarnera? Sì, diciamolo. Allora, iniziamo con l'operetta Il paese dei campanelli, che è un'operetta simpaticissima, sì, dove il pezzo più famoso è la famosa Luna tu. Adesso la proporrò insieme, ecco, chiamo sul palco e mi raccomando, voi accoglietela in grande stile, mi raccomando, non fate i maleducati. Il soprano, mia partner in tante tournée che ho fatto in giro per l'Italia, il soprano Emanuela Di Gregorio. Allegria, eccola, eccola qui Emanuela. Buonasera, ecco, buonasera, ben arrivata. Gianluca, non vai a salutare Emanuela? Emanuela! Ecco. Oh. Enchanté. Enchanté. Ci siamo visti a Chanté quest'estate. Ecco. Chanté scalo, è un paesino grazioso. C'ho anche un vestito così, ma non me lo metto perché... Ma dove vai tu in giro avere, con un vestito? Non rende giustizia. Ma vergogna. Allora, vogliamo andare nel magico paese e noi usciamo da questo magico posto. Mandiamo via i camerieri intanto dell'operetta. Andiamo via dell'operetta, svoliamo via. Grazie, la voce splendida di Edoardo Guarnera. E ora sentirete Ugo Ladoro e Emanuela Di Gregorio. Grazie.
poesia, che una poesia. Coppia fantastica, due voci straordinarie, grazie, complimenti, lei è bravissima. Visto? Ed ora ci delizi ancora con la voce dell'operetta. E adesso andiamo alla regina delle operette. La regina delle operette è ovviamente la vedova Allegra. E c'è nell'ultimo atto, nel terzo atto, il duetto di amore tra la signora Anna Glavari, la vedova Allegra, e il conte Danilo, che non si vuole sposare, ma alla fine cederà. I camerieri quindi non servono in questa parte, in questo atto non servono, quindi non servite, state lì. Edoardo Guarnera. Grazie.